Sulla pagina Facebook ci siamo già, in diretta su Nettuno TV ci siamo già da adesso. Ben ritrovati a tutti, speciale calciomercato. Buon pomeriggio da Giacomo Bianchi, scusate. Buon pomeriggio Mario Giuliani. Ciao Giacomo, un saluto a tutti per chi ci segue sulla TV e chi ci segue sul canale YouTube. Allora, vi Scusa, ricordo Facebook. ovviamente la possibilità di iscriverci su Facebook con i vostri messaggi, le vostre considerazioni. Leggeremo tutti i vostri messaggi. Oggi puntata di riassunto, possiamo dire così, perché ci sono state le parole questa mattina di Claudio Fenucci che ha parlato di Don Sa, di Masina, di Orsolini. Parto da Orsolini perché Fenucci ha detto è una trattativa che ci poteva interessare, adesso però diciamo che le cose stanno un po' cambiando anche perché mancano pochi giorni. Ma guarda, abbiamo sempre detto che Orsolini è un giocatore che potrebbe comunque avere un ruolo importante a Bologna, un giocatore dall'ottimo profilo, però ci limitiamo a dire che se lui cerca della continuità, comunque cerca di giocare qui a Bologna fa difficoltà, perché comunque ha davanti tante persone che giocheranno prima di lui. Quindi in questo caso il Bologna deve valutare se effettivamente prenderlo e cederlo da qualche altra parte, e potrebbe essere un investimento, oppure provare a portarlo direttamente a, cioè provare a prenderlo direttamente a giugno. Quindi comunque è una trattativa che dovesse sbloccarsi, a questo punto direi che siamo agli sgoccioli del calciomercato, quindi qualcosa in più eventualmente sapremo. Mancano meno di una settimana perché il mercato si chiuderà la settimana prossima. Questo è il discorso legato ad Orsolini. A domanda su Gotfred Don Sa, è intervenuto anche Claudio Fenucci. Fenucci ha detto: ci sono ovviamente dei giocatori che interessano agli altri e che fanno parte della nostra rosa, così come noi ci interessiamo ad altri giocatori. E su questo Fenucci è intervenuto dicendo: devono arrivare le giuste offerte, devono esserci le parti ovviamente che si devono mettere d'accordo. In più ha aggiunto, tra le altre cose, tra le cose che sono state dette sotto questo punto di vista, l'amministratore delegato del Bologna ha detto: quando ci sono dei contratti in essere e vanno verso la scadenza, il Bologna ovviamente si deve tutelare. Il Torino insiste per Gotfred Don Sa, il Bologna sta cercando di capire se ci sono possibilità anche di aprire una trattativa. Mi sembra che ad oggi la trattativa sia abbastanza bloccata, potrebbe sbloccarsi, scusate, nelle prossime ore o forse no. Ma guarda, Don Sa è un giocatore importante per Bologna, però è anche vero che ci sono situazioni dove può arrivare un'offerta importante, può arrivare il Torino che comunque crede in Don Sa, e allora in questo caso il Bologna deve fare i propri conti in tasca e sapere che se c'è un'offerta buona va valutata. Il giocatore è contento da quello che comunque trapela, il fatto di poter andare a Torino, penso sia una destinazione gradita per lui. Questo è stato detto, però sta Però, bene anche a esatto, Bologna, eh. quindi io direi che, ma lo, infatti, quindi Don Sa credo che poi vada via anche per situazioni relative al gioco. Magari lì ha delle garanzie maggiori, anche se quest'anno è uno dei titolarissimi, Bravissimo, quindi cioè, direi che, anzi, addirittura in un contesto di centrocampo, ho sempre detto che io preferirei vedere lui, Zemaili e Poli, ti dico la sincera verità, nonostante Pulgar abbia avuto una buona crescita, però Don Sa è un giocatore che io lo terrei sempre in una squadra, perché anche quando gioca un po' male, abbiamo visto che Sì. più mai quanto quest'anno può risolverti la partita. Ricordo due partite, le due in cui ha fatto gol, Esatto. Benevento e Verona, forse le peggiori partite dal punto di vista del gioco fino a quel momento, però la Esatto. vince lui, Però tutte e due le volte. la vince lui, quindi ti fa capire che è un giocatore capace, dotato di alcuni colpi che magari altri all'interno della squadra non hanno. E allora in questo caso vedremo, nel senso che anche qui se arriva un'offerta buona, il Bologna la va a valutare. Certo, sottolineiamo che qualora tu vada a perdere Don Sa, cosa fai? Comunque ti devi tutelare in qualche Sì, modo. hai Quindi, preso Zemaili, però hai perso Taider, sai, quindi la quindi. coperta si stringe Esatto, quindi ancora, eh. c'è, se vuoi arrivare in fondo con Nojd, Zemaili, Poli e Pulgar, sono comunque quattro, però sai, in un centrocampo a tre, che è quello preferito da Donadoni, salvo rivoluzioni Ah, particolari dove certo. addirittura si può aumentare il numero dei centrocampisti, però lì in quel caso puoi giocarla anche diversamente, però credo che quattro siano pochi, almeno un altro, almeno averne Sì, cinque, o sono d'accordo addirittura con te. penso sia corretto, perché comunque il centrocampista è uno di quelli che comunque rischia, Sì. perché l'ammonizione, poi alcuni sono soggetti Ma anche a anche solo infortuni, infortuni esatto, sono quattro. quindi. Parliamo anche di mercato in uscita perché alcuni nomi sono arrivati in merito al mondo Bologna. Se dovesse entrare un altro attaccante, o forse anche se non dovesse entrare, l'Avellino ha chiesto informazioni su Orji Okwonkwo. Secondo te è il momento di farlo partire e fargli fare esperienze in Serie B? Oppure è giusto che rimanga a Bologna per ritagliarsi ancora qualche spazio che si è ritagliato nella prima parte di campionato? Ma guarda, l'ho detto ieri anche con Francesca perché era trapelata in questa notizia. Io credo che Okwonkwo sia un giocatore che si sia già affermato in Serie A, perché è arrivato e ha addirittura segnato alcuni gol, di cui uno importante che ti ha fatto vincere una partita contro il Vero, derby col vero. Sassuolo.
Quindi sei un giocatore già pronto per la Serie A. Quindi nel paradosso rispetto ad altri deve crescere ancora, però come mentalità è comunque ovvio che deve avere una maturità diversa che deve ancora apprendere, però sai, è arrivato anche con uno spirito diverso che magari alcuni non hanno, perché nel paradosso chi ha giocato in Serie A ma fa difficoltà, metto Krizetic, metto giocatori che hanno avuto difficoltà ad affermarsi, lui come mentalità comunque l'ha già assaggiata tra virgolette la Serie A. Allora in questo caso dico, io fossi nel Bologna lo terrei Okonkwo, me lo terrei in panchina, non gli farei fare questa esperienza perché in realtà la sta già facendo sotto alcuni aspetti. Poi se il Bologna ritiene insieme allo stesso giocatore di farlo giocare di più per arrivare a una maggior continuità, certo scendi dalla A alla B, quindi comunque lì giochi di più, però tra virgolette hai una sensazione diversa. La crescita di un ragazzo del 1998 ci può anche stare, è un'esperienza di 6 mesi in Serie B. Vediamo però adesso stiamo a vedere, ripeto, comunque però un ottimo profilo anche per il futuro, penso sia un profilo per il Bologna interessantissimo. A proposito di profili interessanti per il futuro, il Bologna ha chiuso per Krastev, spero di averlo pronunciato correttamente, ragazzo bulgaro del 1999, verrà aggregato alla primavera e agli under 19, teoricamente questa è l'idea che ha il Bologna per questo ragazzo che viene da 20 presenze, 2 gol e 2 assist nel campionato di Serie A bulgaro, non giocando con grandi continuità, ha giocato 400 minuti in 20 partite, quindi insomma non è un giocatore di primissimo piano, ovviamente sta parlando di un ragazzo veramente di 18 anni, quindi il futuro davanti a sé, però il Bologna ragiona anche in ottica futura, lo scopriremo con la primavera, sì, certo. Non è un profilo che verrà aggregato alla prima squadra, però il Bologna lavora anche per il domani. Ma lavora anche per il domani, ma fa bene, perché sotto alcuni aspetti il mercato lo si fa anche molto prima del mercato stesso, addirittura il mercato per giugno possiamo dire che lo si fa anche a gennaio. È vero. Quindi così lavora. Come il mercato di gennaio prossimo si farà a giugno. Diciamo che lavoriamo così, no, però se hai dei profili interessanti che tu vai a seguire è giusto che poi inizino dei contatti, perché sai, chi prima arriva poi su un giocatore se lo prende, quindi certo. Sai, magari lo conosci di meno, quel giocatore dice ho un interesse da parte di questa squadra, che la Serie A è comunque una piazza importante, Bologna, ricordiamolo, e allora sai, e arrivare prima su un giocatore tante volte può fare la differenza, perché poi in ottica futura e anche in ottica proprio di mercato ti fa anche vedere che il Bologna ha delle capacità di poter arrivare prima, soprattutto trovare degli osservatori, comunque osservare dei giocatori che magari uno non ci fa caso, però poi va a far cassa. Vedremo cosa succederà anche rispetto a questo ragazzo. Dico sempre vedremo perché ovviamente sì, no, il mercato no, è ovvio. Basato sul vedremo ma direi che le ufficialità poi in realtà possono arrivare tra 3 minuti, esatto, quindi noi tutto purtroppo quello che stiamo dicendo adesso questa sera non ha alcun senso. E sembra tutto fatto per Paz, dovrebbe arrivare l'ufficialità nelle prossime ore, il ragazzo probabilmente verrà girato al Lanús, la squadra argentina, per fare gli ultimi 6 mesi di questa stagione, oppure al Benevento che comunque si sta muovendo su di lui. Il Benevento che ha preso Sagna arriva dall'Inghilterra, giocatore insomma che abbiamo conosciuto, nazionale, la bomba di ieri che poi abbiamo andato, quindi che ci ha consigliato il buon Marco Sortino, che salutiamo ovviamente. Parlando invece di calcio non legato al Bologna, visto che ormai siamo in chiusura delle nostre 10-12 minuti insieme oggi, puntata veloce di Nettuno Sport, anche perché gli aggiornamenti riguardavano soprattutto quello che ha detto stamattina Claudio Fenucci e del quale abbiamo già parlato, João Mario dovrebbe diventare un giocatore del West Ham. L'Inter dal canto suo sta pensando a Davia Pastore, è un nome che gira sotto in queste ultime ore. Gabigol è tornato in Brasile, va al Santos, 1,5 milioni all'Inter per il prestito, rivestirà la numero 10. Anche Gabigol diciamo che non ha brillato. Nel paradosso Gabigol l'unico gol che ha fatto è contro il Bologna, quindi, cioè, nel senso è una situazione anche abbastanza paradossale. Due acquisti che l'Inter fece spacciandoli come acquisti dell'anno, perché João Mario veniva dalla stagione degli europei, quindi il colpaccio dell'Inter, Gabigol esatto, quindi Gabigol invece fenomeno assoluto. Sai, tante volte sono i giocatori che non si trovano, tante volte è l'ambiente, non è il tuo. Io dico la mia, João Mario ha deluso tantissimo, è il caso di dirlo, perché non possiamo a volte affidarci anche al fatto che il giocatore non si trovi bene, venga impiegato poco. Questo sì, fa parte del sistema, del contesto, però è anche vero che le volte che ha giocato e lui spesso e volentieri spazio ne ha avuto, non ha dimostrato assolutamente quello che dal quale ci si aspettava qualcosa. E Gabigol non ha troppo impressionato Spalletti in questa situazione, quindi Spalletti l'ha poi visto poco perché esatto, era che poi in realtà in esatto Portogallo. Era in, esatto quindi poi in realtà in no assolutamente no.
Però il nome di Pastore invece è un nome interessante, circolato spesso e volentieri nell'ambiente interista, però siamo lì anche a vedere, perché Pastore ha dichiarato di voler rimanere al PSG in realtà. Quindi credo che sia un'operazione molto difficile da fare, a meno che tu non vada a proporre a Pastore più che altro un contratto, anche una situazione societaria, futura, esatto, a eventuali situazioni di Champions League della esatto. Quindi credo che molti giocatori poi ambiscono a quello, quindi credo che senza la Champions non è un gran biglietto da visita che non puoi presentare. Un abbraccio a Marco Sortino che ci scrive su Facebook, lo abbracciamo e lo rivedremo presto. E una raffica per quanto riguarda invece le altre squadre: il Napoli sta seriamente pensando a Politano, prima il Sassuolo ha detto no, adesso sembra che qualcosa si possa muovere. Sassuolo che ha individuato in Caprari l'eventuale sostituto, bel giocatore. Bessa andrà alla Samp in uscita da Verona, dove di fatto ha chiuso la sua avventura. Maksimovic dal Napoli allo Spartak Mosca sembra tutto fatto, visite mediche tra pochi. E Criscito, figlio del prodigo, sembra dover tornare a Genoa. Un tuo commento, poi salutiamo tutti. Ma guarda, allora, per Politano è un grande acquisto, Politano, un giocatore importante. Vediamo se il Sassuolo effettivamente se ne va a privare. È anche vero che se arrivano questi soldi qui, vedremo effettivamente la cifra, però credo che sia un ottimo profilo per il Napoli, può andare bene, nel senso che non è un Simone Verdi, nel caso di dirlo, però è un giocatore è un buon giocatore. Vedremo anche la voglia del Sassuolo di venderlo, perché comunque ci sono anche queste situazioni qui. Poi mi hai detto, per quanto riguarda Bessa la Samp, era in uscita, l'abbiamo detto ieri, secondo me fa un buon colpo a centrocampo alla Sampdoria, che tutto sommato lavora con quelli che ha a disposizione, però credo sia anche una sorta di rivelazione quest'anno in campionato, perché ha avuto ottimi risultati. Col fatto che hai un Quagliarella così, che veramente ti sta regalando le grandi soddisfazioni, e chi l'aveva contro il fantacalcio ne sa qualcosa. Però no, in effetti ha raggiunto anche dei record importanti all'interno della Sampdoria. Su Mimmo Criscito è un gran ritorno, perché Criscito è stato visionato da tante squadre, da quando era in Russia, la Juve, il Milan l'ha sondato, l'Inter era andato un periodo forte su Mimmo Criscito, però poi in realtà facevi anche difficoltà a farlo tornare. Bellissimo, a me è sempre piaciuto Criscito come terzino, è un mancino che sulla fascia andava. Adesso vedremo come sarà il suo ritorno a casa. Credo che quando ritorni a casa dai comunque quel qualcosa in più, quindi credo che Mimmo Criscito possa sposare la causa del Genoa e quindi dare una mano al Genoa per la salvezza. E un in bocca al lupo anche a Giuseppe Rossi, perché purtroppo si è infortunato nuovamente. Dispiace tantissimo, perché è un giocatore che veramente vive un calvario giorno per giorno, e è un talento perso, ma forse veramente non è lui a buttare il suo talento, ma è proprio una sfortuna. Ci dispiace, perché comunque a me è sempre piaciuto, e l'in bocca al lupo che possa tornare veramente in tempi brevi, anche lui dare una mano al Genoa. E veramente sì, non riguarda il Bologna, ma hai fatto benissimo. Mi sembra che penso sia corretto, perché comunque un giocatore che viene sempre privato di qualcosa che è poi il suo lavoro, quindi sai, veramente dispiace tanto. E poi ripeto, come talento è sempre stato un buonissimo giocatore, peccato che gli infortuni poi ti condizionano e quindi non hai quella continuità che ti permetta poi di esplodere a pieni livelli. Grazie Mario, grazie mille. Grazie a te Giacomo, ti saluto. Calciomercato torna ovviamente domani, seguiteci sulla pagina Facebook, seguiteci ovviamente su Nettuno TV questa sera anche alle 20:45 e alle 23. Ciao a tutti ragazzi e una buona serata.